Amici telespettatori, amici sportivi, benvenuti al Palazzingaro di Sala Consilina in occasione di questo incontro, il Futsal Clara V che ospita la Lupe Pompei. Dice via il signor Carbone della sezione di Nocera. E capisce tutto Barone, il passaggio al centro e c'è la rete di Marciano. A pochi minuti dall'inizio del primo tempo, attenzione! La disattenzione di Pucciarelli! Attenzione, può ripartire l'azione del Lupe Pompei, il passaggio centrale e c'è la rete, e c'è la rete. Purtroppo questa ennesima disattenzione costa cara. Attenzione, questo è un tiro dalle rete ed è così. C'è anche la terza rete, la seconda personale di Santimone. This love is a blaze, I saw flames from the side of the stage and the fire brigade comes in a couple of days. Until then we got nothing to say and nothing to know but something. Subito per Marciano che si rigira e c'è la rete. Marciano. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody. Siamo al secondo tempo qui al Palazzingaro di Sala Consilina. We just sit on the couch, one thing led to another, now just kissing my mouth. Parte di nuovo, attenzione Nardotti, il suo tiro che piega le mani. Ma Marciano in agguato. Barone, il tiro sotto i piedi di Aquino e c'è la rete. Attenzione Nardotti, Nardotti il numero 11, ma c'è il pitbull Marciano. E attenzione, attenzione! C'è anche la quinta rete. Barone, Barone si accentra, la possibilità per Bruzzese c'è! La rete di Bruzzese! Ha fatto tutto Barone, bravissimo! Gennaro Pucciarelli, Avellino contro Pucciarelli, c'è la rete. C'è la rete del 6-4. Da questo momento in poi ogni fallo per i padroni. E c'è la rete con Marciano! C'è la rete con Marciano! Passaggio per il numero 8, il passaggio per la Feltra. E c'è il numero 3 che mette dentro la rete. Guardate il rimorchio e che gol si inventa il numero 11. E Santimone, Amoruso, il passaggio centrale, ancora Amoruso, il tiro, non c'è più tempo. Vince la Lupe Pompei con il risultato di 8-5 qui al Palazzingaro. Mister Turiello, si aspettava di espugnare il Palazzingaro di Sala Consilina in questa partita all'indomani comunque di un pareggio importantissimo, quello di Apagani contro il Real Pagani e soprattutto la vittoria in casa contro il Belvedere. Si mette bene per la Lupe Pompei. Sì, finalmente abbiamo
abbiamo fatto quello che poi proviamo in allenamento, insomma abbiamo preparato benissimo questa partita, sapevamo che il campo piccolo e l'ambiente insomma era quello che era, quindi voglio dire ho fatto in modo che la squadra iniziasse già carica, pronta, cattiva agonisticamente, i ragazzi mi hanno ripagato alla grande, insomma è stata una partita intensissima. Qui le partite non finiscono mai, infatti si è rimessa più volte dentro. Complimenti anche al Claravivi e al mister Cantalupo, che voglio dire, i ragazzi hanno fatto tutto bene. È chiaro che qui poi vengono fuori anche altri fattori, insomma, a volte il rimpallo, la giocata possono fare la differenza, ma poteva essere sia da una parte che dall'altra, quindi soddisfattissimo. La vittoria qui ci dà sicuramente una spinta in più per il proseguo del campionato. Quando ha pensato che la partita poteva essere la sua? Forse negli ultimi due minuti, perché qui io per esperienza so che le partite non finiscono manco al 60esimo, quindi fin quando non siamo andati 3 gol avanti e ho visto che insomma il tempo passava, ho cercato sempre di tenere i ragazzi sulla corda, perché ripeto, conosco questo campo, avendoci giocato e avendo vissuto da allenatore diverse partite qui. Presidente Spinelli, nei suoi occhi tanta incredulità, non tanto per il risultato, ma del perché questa squadra, dopo qualche innesto addirittura di categoria superiore, non riesce ad esplodere così come vorrebbe il presidente. Ma guarda Pierluigi, vorrei saperla anch'io. Sicuramente tra stasera, domani, questo fine settimana lo prenderò per pensare, per riflettere, sicuramente ci sarà qualche decisione sul da farsi, perché qua ci vuole uno scossone, quindi non... Qualcuno non è entrato mai in partita, non ha dimostrato di essere all'altezza, presidente? No, non è quello, io vedo proprio una squadra che non fa gioco, non fa divertire, ecco, oggi il palazzetto, una terza giornata di campionato era piena, infatti ringrazio tutti quanti i tifosi che ci sono venuti a vedere, ero proprio contento di questo, però ecco, vedere una squadra senza un'anima, ecco, questo vedo, una squadra così, allo sbando, non fa proprio tristezza, almeno a me che sono il presidente. A dire il vero, il tecnico si è anche espresso dicendo di grande grinta e di un campo difficile qui a Sala Consilina al Palazzingaro. L'attenta analisi della partita ci porta comunque ad un quasi ad un vuoto, a quello che potrebbe essere anche un limite da parte dei giocatori proprio nel momento in cui bisognava assolutamente segnare per riequilibrare la partita. Pierluigi, questo sono le nostre mura amiche, il nostro campo dovrebbe essere difficile un po' per tutti venire a giocare qua, invece noi facciamo venire a giocare qua e questo non è proprio piacevole, ma ripeto, soprattutto anche per chi ci viene a vedere, non è bello vedere una squadra che è timorosa, che ora... Non so qual è il problema, forse inizio a farmi una vaga idea, parlerò un pochino con mio padre, vedremo un po' questo fine settimana a che decisione arriviamo. Anche il tecnico bisognerà ascoltare per conoscere le motivazioni di tutto quello che sta succedendo, anche per conoscere le sue di motivazioni. Parlerò un po' col mister, vedrò lui che dice, che cosa pensa, qual è il suo pensiero, e ora ci parlerò e vediamo un attimino il da farsi, ma subito già da martedì, perché sabato abbiamo una trasferta e ora dobbiamo iniziare a fare i punti.